Ciao, in questa ricetta prepariamo un salmone marinato, un'idea fresca, estiva o primaverile, adatta per un pranzo leggero. Seguite la ricetta insieme a me. Procediamo subito con la marinatura del salmone. Intanto voglio ricordare che il salmone è un pesce di acqua dolce che necessita di abbattimento di temperatura. Per questo motivo abbiamo utilizzato già una mezza baffa di salmone, chiaramente sfilettata, deliscata e abbattuta in precedenza. Per la miscela aromatizzata di sale andiamo a mixare insieme tutti gli ingredienti. In questo caso utilizzo un mortaio, va bene lo stesso. Inserisco prima il sale, lo zucchero, del limone, la buccia di limone in questo caso. È importante che sia abbastanza carica di aromi, perché tutto il sapore, tutto il profumo e l'aroma possa essere trasferito al salmone. Aggiungo anche del succo e qualche grano di pepe bianco per dare un po' di piccantezza e aromaticità alla mia preparazione. Vado a pestare con un pestino fino ad ottenere un composto abbastanza colorato e profumatissimo. Una volta ottenuta questa miscela di sale, andiamo a mettere da parte, ricordando che se ne utilizza circa il 10% sul peso del pesce, in questo caso del salmone, il che significa che se ho un pezzo di salmone di un chilo utilizzerò un etto di sale che distribuirò su tutta la superficie. Andiamo quindi a distribuire il salmone all'interno della teglia forata e procediamo pure con la salagione della nostra mezza baffa. Quindi distribuiamo in maniera molto semplice sulla superficie la miscela di sale, in modo da garantire che cosa? L'osmosi e quindi la fuoriuscita dei liquidi e chiaramente la conservazione del prodotto. In questo caso avevo una miscela già pesata di sale in base al peso del salmone, quindi vado con tutta la quantità a distribuire sulla superficie. Ecco, a questo punto non dobbiamo fare altro che coprire con un foglio di carta assorbente e distribuire sul foglio del liquore, in questo caso dell'anice, in modo che durante la permanenza in frigorifero possa assorbire anche l'aroma di questo liquore molto molto particolare. Quindi ricaviamo un pezzo di carta, lo andiamo praticamente ad adagiare sul salmone e andiamo praticamente a distribuire l'anice in questo modo. Facciamo in modo che i lati possano andare in qualche modo a coprire tutta la superficie, possano anche insomma andare sotto la baffa del salmone, in modo da accogliere tutti i liquidi e da farli permeabilizzare all'interno della carne. A questo punto vado in frigorifero e chiaramente ci vediamo tra 6 ore. Nel frattempo passiamo alla realizzazione della salsa ai frutti di bosco. Quindi in un bicchiere andiamo a sgranare i ribes, e vado ad inserire anche qualche lampone. Non bisogna fare altro che praticamente aggiungere dell'olio extravergine all'interno, un goccio di aceto di vino bianco e un pizzico di sale. E voilà! E andiamo a mixare fino ad ottenere una salsa rossa e cremosa. Passiamo la salsa ad un setaccio per renderla ancora più fine e raffinata. Eccoci, trascorse le tanto attese 6 ore, ecco finalmente il nostro salmone. Guardate, il colore è praticamente cambiato, quindi il sale interferisce oltre che per la conservazione anche per il gusto, per la texture, ma anche per il colore. Quindi andiamo a ricavare delle sottili fettine e procediamo subito all'impiatto. Scegliamo un bel piatto
cominciamo con la salsa ai frutti rossi. Andiamo a disporre le nostre fettine di salmone. Io in questo caso sceglierò un impiattamento a mo' di roselline. Fino a creare un vero e proprio bouquet. Andiamo praticamente ad aggiungere anche delle foglie di misticanza. Per conferire anche un tocco di cromaticità, di colore, aggiungiamo qualche ribes e qualche lampone. Decoriamo ancora con la salsa, del limone disidratato e per finire un filo di olio extravergine. E voilà, il piatto è pronto.